In vacanza su Marte, film del 2020, diretto da Neri Parenti e interpretato da Christian De Sica e Massimo Boldi. Prima di iniziare vi invito a mettere un bel mi piace, iscrivervi al canale se non siete già iscritti e ad attivare la campanellina per rimanere sempre aggiornati sull'uscita dei nuovi video. Di solito in questi video vi dico anche la trama del film, ma vi basta aver visto qualsiasi altro cinepanettone da 40 anni a questa parte per sapere di cosa stiamo parlando. Ci sono però delle varianti, ogni tanto ci provano. Infatti, come si evince dal titolo, c'è una deriva fantascientifica. Ed essendo quindi un film di fantascienza, c'è un twist, in quanto il figlio di Christian De Sica invecchia talmente tanto da diventare Massimo Boldi. Che brutta ricaduta! Ma cosa si può dire effettivamente di questo film? Che non sia già stato detto per tutti i film precedenti a questo? Beh, che il peggior cinepanettone che sia mai stato creato da 40 anni a questa parte! Davvero ragazzi, io mi aspettavo un film orribile, ma non credevo così orribile! In questa pellicola, se tale si può definire, non c'è niente! Niente che funziona, a partire dalla regia. Qui Neri Parenti è al suo minimo storico. Praticamente ha piazzato la macchina da presa di fronte agli attori e ha urlato: boh, raga, la telecamera è accesa, dite quello che c'è scritto sul copione. Ma quale copione, scusa, non c'è mica, non l'abbiamo scritto. Allora improvvisate, io vado a giocare a Fortnite. E questo spiegherebbe come mai tutti, e ripeto, tutti gli attori siano diventati dei bambini delle elementari alla recita di Natale. Cioè, come attrice hanno preso Fiammetta Cicogna. Fiammetta Cicogna, che la più grande interpretazione della sua carriera è stata la pubblicità della Tim. Anzi, adesso la chiamo per dirle che ha svoltato proprio. Tim, servizio di segreteria telefonica. Se stai facendo la recensione di In vacanza su Marte, sappi che la nostra compagnia si dissolta da tale cafonata. La preghiamo di non chiamare mai più. Grazie. Ma c'è un'attrice in questo film che mi ha colpito particolarmente, ovvero la giovane Denise Tantucci. E la mia opinione sulla sua performance la farò dire a uno dei miei maestri di vita. Prego. Cosa posso dire invece degli altri? Christian De Sica, che interpreta nuovamente il suo classico personaggio dei cinepanettoni, per tutta la durata del film non riesce nemmeno a parlare bene a causa della sua condizione fisica che non è delle migliori. E riesce comunque a essere il migliore di tutti. Questo perché di base lui è un ottimo attore, come sappiamo, solo che è sprecato per questi tipi di film del cazzo. Massimo Boldi invece, che interpreta il figlio invecchiato di De Sica, non credo che sapesse nemmeno di essere sul set. E per tutto il tempo fa finta di essere un grandissimo rincoglionito. Forse. E visto la tua età, caro Cipollino, non sarebbe anche l'ora, che ne so, di ritirarsi dalle scene? Cazzo, lo ha fatto Undertaker, no? Perché non ci pensi anche tu? E magari ti porti dietro anche Neri Parenti, così prendiamo due piccioni con una fava. Poi, come ho detto all'inizio, mi piacerebbe parlare della trama del film, ma non c'è una vera e propria trama. Sono semplicemente delle situazioni montate una dietro l'altra per tirare fuori un film che dura un'ora e mezza. E il fatto che sia ambientato su Marte, tra l'altro, non serve assolutamente a un gran cazzo di niente. O meglio, è servito per giustificare l'utilizzo dello stagecraft. Che cos'è lo stagecraft? Beh, ragazzi e ragazze, lo stagecraft è la stessa tecnologia utilizzata per realizzare The Mandalorian. E In vacanza su Marte è il primo film al mondo ad averla sfruttata per un'intera pellicola o buona parte di essa. Voglio esplodere! Inutile dire che i pochi effetti visivi utilizzati per sta roba, che i film di Spawn e Dungeons & Dragons hanno lodato il sole per aver fatto arrivare un film peggiore di loro sotto questo punto di vista. Ma il finale! Il finale! Non solo sono riusciti a renderlo inquietante, ma lo hanno fatto finire con una scoreggia e con il puppa e ripuppa, puppa e ripuppa. Puppa e ripuppa! Puppa e ripuppa! Quindi la domanda sorge spontanea. Luke,
Hai davvero pagato 10 euro per vedere In vacanze su Marte in streaming? In conclusione, In vacanza su Marte è il peggior film del 2020. E il fatto che sia uscito in streaming è anche la ciliegina sulla torta di merda. In quanto, anche se è un film atroce che insulta l'arte del cinema, un minimo di incasso alle sale cinematografiche lo avrebbe portato e avrebbe alleggerito l'enorme crisi che il nostro cinema sta attraversando da molti mesi a questa parte. Io sono Fier de Luc e avete visto la recensione di una cagata megafotonica in pochi minuti. Come sempre vi invito a seguirmi sui miei social, i link li trovate in descrizione qui sotto. Vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao a tutti e buon Natale!